Uomini e donne, torna in onda con puntate inedite. L'attesa per il ritorno di Uomini e donne è finita. È stata infatti annunciata la data di messa in onda, sempre su Canale 5, delle vicende del Trono Over e del Trono Classico. Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, ritorna il 20 aprile. Insomma, i telespettatori della trasmissione possono tirare un sospiro di sollievo. Nel dettaglio, a partire da lunedì 20 aprile, verranno mandate in onda le puntate inedite, registrate prima dell'emergenza del coronavirus. Come già più volte detto, infatti, Uomini e donne è stato sospeso prima della messa in onda di tutte le puntate inedite già registrate. Non sappiamo però i motivi di tale decisione. Addirittura sembra che sia stata una scelta voluta da Maria De Filippi per solidarietà con il collega Paolo Bonolis, ma la diretta interessata non si è mai espressa su questo. Ritornando a Uomini e donne, invece, presto rivedremo su Canale 5 i protagonisti del Trono Classico e le vicende di dame e cavalieri del Trono Over, con la messa in onda delle puntate già registrate. Per quanto riguarda le registrazioni delle nuove puntate, invece, essendo ancora in piena emergenza coronavirus e dovendo rispettare tutte le norme e le direttive, il format cambierà. Non sappiamo ancora in che modo, però molto probabilmente si tratterà di un corteggiamento verbale per evitare il più possibile assembramenti e contatti fisici. Tali notizie inoltre non provengono da fonti ufficiali della trasmissione, ma dalle indiscrezioni. Tuttavia, il ritorno di Uomini e donne è certo, perché solo pochi giorni fa Raffaella Mennoia lo aveva annunciato sui suoi social. Nello specifico aveva chiarito che lei e gli altri autori sono al lavoro, non solo per Uomini e donne, ma anche per un altro programma di Maria De Filippi, Temptation Island, che dovrebbe ripartire in estate. Insomma, sul ritorno del dating show di Canale 5 si attende solo la comunicazione ufficiale. Infine, va anche ribadito che la sospensione del Trono Over e del Trono Classico ha avuto ripercussioni anche su altri programmi della rete. Gli ascolti delle soap e di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso sono crollati. Non è mistero, infatti, che gli ascolti di Uomini e donne, al contrario, siano molto alti e facciano da traino per le altre trasmissioni. Cosa pensate del ritorno di Gemma Galgani sulle scene? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.